Cosa prepariamo oggi? Una bella parigina veloce senza impastare proprio nulla. E siccome non impasto nulla, andiamo a preparare proprio un ripieno goloso. Ci serviranno questi ingredienti: una melanzana bella grande oppure due melanzane piccole. Abbiamo bisogno di 150 grammi di pomodorini, datterini oppure ciliegini. Due spicchi d'aglio, dell'origano, 150 g di scamorza, parmigiano a sentimento, olio extravergine di oliva, sale, olive e capperi, un tuorlo d'uovo con un cucchiaino di latte. Ovviamente non può mancare un rotolo di pasta pizza rettangolare e un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Dopo aver lavato per bene la melanzana, togliamo il torsolo. Siccome è grande, la divido a metà e poi la vado a spaccare. Andiamo a fare le famose spaccatelle napoletane, però in padella. Ci andiamo a fare le striscioline tagliate per bene, sia in orizzontale che in obliquo. Ci posizioniamo le nostre melanzane in padella. Vado a pulire l'aglio, ne tolgo l'anima. Lo schiaccio per bene, non guardate il mio schiacciaio perché è vecchissimo ed è un ricordo carissimo. Come prima cosa mi vado a spalmare per bene l'aglio sulle melanzane, facendolo entrare anche nelle spaccature. Vado a mettere qualche oliva. Sempre nelle spaccature, denocciolate, olive nere denocciolate, qualche bel capperino. Tagliamo i datterini a metà, dopo averli lavati, lavati e asciugati. Vado a posizionare qualche pomodorino all'interno delle spaccate. Aggiungo il resto dei pomodorini nella padella. Aggiungo il sale e poi a piacere vostro un po' di pepe o un po' di polvere di peperoncino. Io oggi non uso né l'uno e nell'altro perché faccio la parigina anche per i bambini. Mettiamo un giro d'olio. Aggiungiamo un po' d'acqua sul fondo, accendiamo il fornello, aggiungiamo l'origano, portiamo a ebollizione a fiamma alta e copriamo, dopodiché abbassiamo la fiamma. Dopo 10 minuti le nostre melanzane risultano quasi cotte, sono morbidissime, ma dobbiamo fare asciugare tutto il liquido che hanno cacciato. Quindi mettiamo il coperchio lasciando la padella semiaperta e ultimiamo la cottura. Dopo un totale di 20 minuti le nostre melanzane sono cotte, lasciamole raffreddare completamente. Devo fare una piccola precisazione sulle spaccatelle. Durante la cottura io ho dato a schiacciarle con la forchetta. Se vogliamo realizzarle per un secondo, aggiungendo poi alla fine pecorino, parmigiano oppure provola, non dobbiamo schiacciarle, le dobbiamo lasciare cuocere così, a barchetta, diciamo. Allora, adesso procediamo con la ricetta. Si sono completamente raffreddate, andiamo a fare la nostra parigiana. Rotoliamo il rotolo di pasta pizza già pronta. In una teglia usiamo la stessa carta forno che esce dalla confezione. Vado a mettere del parmigiano come primo strato, abbondante.
Aggiungiamo le nostre spaccatelle. Aggiungiamo la scamorza a tocchetti, facciamo un altro giro abbondante di parmigiano, andiamo a ricoprire con la pasta sfoglia. Come avete potuto notare, mi sono tenuta lontana dai bordi. Sigilliamo per bene i bordi, mischio l'uovo con il latte, col cucchiaino di latte. Vado a bucare con i rebbi di una forchetta e spennello. Ora mettiamo in forno a 200 gradi forno statico oppure 190 gradi forno ventilato. Mettiamola per i primi 10 minuti sul ripiano basso, poi la spostiamo al ripiano centrale per altri 10-15 minuti. Eccola qua, la nostra parigina è pronta. Ora vediamo com'è venuta.